C'è anche un napoletano tra gli arrestati dalla squadra mobile della questura di Rimini durante il blitz per liberare un cittadino turco che era stato sequestrato a scopo di estorsione, ma la notizia era stata tenuta segreta il 14 maggio scorso da un comando di 5 persone armate. La polizia ha arrestato 9 uomini, 8 italiani di varie regioni e un etiope. La vittima è Adnan Sakli, sottoscrittore di valuta corrente e proprietario di un istituto di credito statunitense, con la quale la gang avrebbe goduto di una transazione monetaria di 27 miliardi di euro in cambio della liberazione dell'ostaggio. Sakli, cardiopatico grave sottoposto a intensa cura farmacologica, sarebbe deceduto se fosse rimasto privo per giorni dei medicinali di cui ha bisogno. Nel riservo più assoluto sono stati rapidamente individuati i leader della banda. Nelle loro conversazioni telefoniche usavano un linguaggio criptato e comunque le intervallavano su più mezzi di comunicazione: telefono, Skype, VoIP, email a orari prestabiliti e pianificati, e avevano fiancheggiatori professionisti. Nella gang anche Gaetano Scafa, 59 anni, di Torre Annunziata. Durante le perquisizioni sono state rinvenute documentazioni che comprovavano l'appartenenza al progetto criminoso.